Ho il grande piacere di avere qui davanti a me Giovanna Milella, segretario generale del PRI Italia, che è uno dei de, delle creazioni RAI, ma non solo RAI, come ci spiegherà poi lei, importanti nel mondo della comunicazione internazionale, quindi non solo nazionale. Giovanna Milella è da 3 anni, vero? 5. 5 anni segretario generale, il che vuol dire poi operativamente il personaggio più importante del PRI Italia, e quindi ha un'esperienza consolidata di giornalista precedentemente, di operatrice culturale in RAI con molti programmi culturali che ha realizzato, e poi appunto in questi ultimi 5 anni con questa esperienza credo significativa per lei di segretario generale PRI Italia. Quindi la prima domanda ovviamente è: che cos'è il PRI Italia? Allora, PRI Italia è un concorso, cioè quello che si chiama adesso un festival, dove si vedono e si ascoltano tante cose bellissime e poi si premiano le migliori, ma sono le migliori tra le migliori perché partecipano a questo festival le radio e le televisioni di tutto il mondo che selezionano i migliori programmi che hanno preparato nel campo dell'arte, della musica, del teatro e del documentario d'attualità, e così anche nel campo della fiction, per esempio, della fiction di qualità. Quindi le radio e le televisioni che partecipano a PRI Italia fanno già, come dire, un concorso interno nel loro ambito per scegliere i loro migliori programmi e poi li mandano a PRI Italia. Quindi il PRI Italia si trova da 65 anni a raccogliere veramente l'eccellenza. È nato nel 1948, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in piena guerra fredda, per unire proprio i paesi che si erano combattuti fino all'ultimo sangue, per avvicinarli, per non tornare indietro, ecco, Una perché il sorta di dialogo ONU culturale, della sì, televisione. infatti è nata proprio nell'anno della Dichiarazione dei Sì. Diritti dell'Uomo. È nato nell'anno della Costituzione italiana e quindi è nato proprio in questa rinascita che è venuta dal dopoguerra e che comunque dobbiamo dire in un'Europa devastata per secoli da battaglie molto sanguinose ha comunque portato a una pace duratura. E quindi tutto quello che è stato costruito in quegli anni, va conservato e va sviluppato con Cura. grande cura, con grande cura perché è la base della nostra, come dire, della pace di cui adesso noi godiamo, che ci consente come dire, di vedere certamente tanti altri problemi, però almeno quello che è quello fondamentale. Forse l'abbiamo, speriamo, risolto. Naturalmente le incomprensioni ci sono sempre. Il terreno dell'economia, il terreno della crisi di questi anni, le acuisce. Noi vediamo tra i paesi del Nord Europa e i paesi del Sud Europa, naturalmente ci sono delle forti differenze economiche e quindi anche di politica, economica. Però noi dobbiamo, ecco, affrontare anche queste differenze, di opinione e di linea. Pensando che com'è importante comunque difendere l'unità e la pace. E Certo. difenderla in tutti i modi, non solo con le misure economiche, ma difenderla proprio con il dialogo continuo, Anzi, con lo credo. scambiarsi non solo la moneta, ma scambiarsi Sì, proprio la cultura, certo. l'arte, la Sì. musica. Anzi, credo che la comunicazione sia alla base dell'unità di qualsiasi ente come uno Stato, ma anche come una federazione di Stati come l'Unione Europea. Sì, E una forse manca in comunicazione qualche fatta modo anche la di contenuti, comunicazione. eh? Esatto. Perché non esiste comunicazione se non c'è contenuto e se non c'è rapporto. Perché la comunicazione è la relazione tra due soggetti e quindi i due soggetti possono essere individui, ma possono essere popoli e Sì. possono essere moltitudini. Cioè la comunicazione è relazione, la relazione è proprio l'interattività. Il dialogo, dove non c'è libertà, dove non c'è democrazia, infatti non c'è comunicazione. E non Certo. esiste, a mio parere, una comunicazione
vuota, a sé stante, senza contenuti, di facciata. Cioè esiste, ma si capisce subito che è una Sì. finzione. Cioè quando non c'è qualcosa di importante da comunicare, la comunicazione, crolla. Si Esatto. capisce che è proprio una facciata, esteriore, una mano di bianco sul vuoto. Sì. E l'Italia quindi attraverso la RAI ha voluto fortemente il Pre-Italia. Sì, è perché questo spirito che ha accomunato i paesi europei, si è concretizzato proprio in questo patto, in questo concorso. Che è stato fondato insieme dalla RAI e dalle altre radio pubbliche europee, dalla BBC alla radio francese, alle altre radio. Quindi tutti questi paesi e questi servizi pubblici, perché allora esistevano solo le radio Sì. pubbliche, si sentono, come dire, padri e madri del Pre-Italia. Ed è per quello che Pre-Italia, come dire, è sempre cresciuto. Perché è proprio, come dire, motivo di orgoglio, oltre ad essere estremamente utile, perché è nato anche per vedere e per sentire i programmi degli altri paesi e per trarre ispirazione. Quindi non è nato solo come motivo di Parata, incontro, sì. ma anche come motivo di scambio, per un tempo quando non c'erano le tecnologie che ci sono adesso. Se uno voleva vedere o ascoltare i programmi degli altri paesi, doveva appunto muoversi, andare in queste occasioni, che venivano offerte una volta l'anno di incontrarsi e di vedere o ascoltare i programmi. Adesso tutti vedono tutto, però è rimasta questa l'importanza poi anche di parlarsi. L'incontro vero. Sì, e questo. Tutto vedere tutto diventerà per noi, come dire, l'obiettivo straordinario che stiamo per raggiungere con il passaggio al digitale del nostro concorso, sia nell'organizzazione Sì. del concorso, nel mandare i programmi anche in preascolto o in preview ai giurati. Che arrivano quindi al Pre-Italia a Torino già in parte preparati, pronti per la discussione, perché i programmi sono talmente tanti che sennò non farebbero in tempo a vederli tutti. Ecco, attraverso questo sistema digitale e attraverso le nuove tecnologie, noi abbiamo praticamente ormai un archivio che si può diffondere, consultare ovunque, in tutti questi luoghi dove con una password e naturalmente senza scopi, come dire, Commerciali. di lucro commerciali, ma a scopo di studio, si possono appunto vedere e scambiarsi i programmi. Quindi noi vogliamo fare questo non solo per i programmi in concorso e per poter dare ai giurati la possibilità di cominciare a vederli prima e a ragionarne prima, ma anche proprio vogliamo estendere questo sistema anche all'archivio che abbiamo recuperato in questi anni e che vogliamo condividere con i soci, cioè le televisioni che sono iscritte al Pre-Italia. Perché partiamo proprio dall'archivio televisivo in tutto il mondo. Quindi in tutto il mondo, nelle televisioni che aderiscono al Pre-Italia, sarà possibile vedere questo archivio che praticamente racconta la storia del Novecento e la storia del 2000. Quindi saranno proprio, vedere, i nostri capisaldi in tutto il mondo e in tutti i continenti. E si potrà vedere questi programmi che rappresentano tutti insieme una straordinaria storia sulla società, sugli avvenimenti, sull'arte, sulla cultura. Questo è estremamente importante e interessante, però non ho capito se il materiale sarà a disposizione anche, ad esempio, dell'accademia, delle università, del mondo scolastico. Cioè potranno andando
nelle sedi. perché naturalmente fare uscire questo l'archivio per l'Italia, io appunto lo considero l'archivio non solo della RAI ma tutti dei soci del Britannia. Ecco, però in questo senso, come dire, può uscire dall'Italia, ma perché è sempre dentro comunque la logica per l'Italia. Per farlo uscire proprio dalle emittenti, secondo me dobbiamo fare un approfondimento sul discorso dei diritti, che è fondamentale Certo. perché bisogna appunto dare la possibilità come dire, di capire bene, ecco, se questo è giusto ed è possibile. Di certo basta che questi studenti vadano presso le emittenti che sono sempre dotate di, non so, di biblioteche piuttosto che di sale multimediali e lì possono accedere, cioè senza necessariamente dover Certo. appunto come dire, distribuire Sì. dal momento che bisogna comunque. Ed è importante rispettare i diritti, perché se non si rispettano i diritti vuol dire che non si rispetta il lavoro degli artisti, dei registi, di tutti quelli dei produttori e quindi poi finisce, se non viene rispettato e riconosciuto, poi finisce il lavoro stesso. Infatti, che è poi uno dei temi È un tema di grande centrale, dibattito che immagino riproporrete anche o avete sì, già lo riproponiamo riproposto. sempre, perché da una parte c'è il desiderio di allargare naturalmente attraverso le nuove tecnologie i contenuti a più persone possibili. Possibile. E dall'altra bisogna fare in modo che questo non sia a danno della stessa creatività. Sì, anche perché è la Se materia no prima con la sarebbe quale. veramente alla fine un'operazione autolesionista. Esatto, sì, certo. E questo collide un po' con le idee che il web sta portando in termini molto popolari, cioè la gratuità ovunque. Però appunto bisogna, e credo che il nostro dovere sia quello di aiutare a capire e a fare chiarezza, perché poi anche dietro il mondo del web ci sono invece dei grandi interessi Certo. e certamente società e grandi gruppi che guadagnano, quindi bisogna stare come dire, molto attenti a non cadere diciamo, in una trappola che poi che ci porta a seguire, come dire, il pifferaio senza renderci Esatto. conto di come noi dobbiamo anche essere attenti, insomma, a tutto quello Sì. che facciamo, perché ogni cosa ha un valore, insomma, se anche andiamo a comprare un pezzo di pane, questo pezzo di pane riconosciamo a chi l'ha fatto come dire, il suo valore, ecco, il giusto valore.